L'arte è la capacità umana di creare. Quindi tutti noi siamo artisti che creiamo questo mondo che sta diventando un mondo pericoloso per noi stessi. Quindi noi dobbiamo adesso usare la nostra arte, quindi l'artificio, per portare l'artificio ad avere equilibrio con la natura, armonia con la natura, pace con la natura, non più conflitto. Ma noi il conflitto lo coltiviamo non solo verso la natura, ma tra esseri umani. Michelangelo Pistoletto, come sono stati i suoi esordi d'artista? Che aspirazioni lo accompagnavano all'inizissimo? Io all'inizio non sapevo che sarei diventato un artista, perché essendo figlio di un pittore mi è entrato nel sangue subito questo fenomeno artistico. Ma poi pian piano, vivendo col padre che dipingeva, la madre che aveva sposato il padre per imparare a dipingere, quindi mi sono trovato a vivere in questo ambiente, diciamo, della pittura, dell'arte come pittura. E naturalmente poi, crescendo, sono diventato allievo di mio padre, mi ha insegnato il disegno, anche l'architettura oltre alla pittura, e quindi ho avuto una bella esperienza. Poi lui, facendo restauro di quadri antichi, mi ha incluso nel suo laboratorio, ho lavorato con lui e ho imparato moltissimo dell'antico. Poi mia madre mi ha iscritto in una scuola di pubblicità, dicendo la pubblicità è il futuro. Quindi ho imparato l'arte moderna attraverso la pubblicità. Quindi ho potuto unire la tradizione del padre al futuro, al futurismo della madre, perché la pubblicità guarda verso, diciamo, l'attrazione futura degli avvenimenti. Io ho avuto la fortuna di essere allievo di Armando Testa, che era il miglior pubblicitario, ma lui aveva detto subito: se volete fare la pubblicità dovete conoscere molto bene l'arte moderna e l'arte contemporanea, perché l'arte è espressione di vivacità e quindi anche di comunicazione. Io ho avuto subito la possibilità di sperimentare quello che Armando mi aveva detto, non tanto la pubblicità quanto l'arte. E quindi ho cominciato a lavorare nella ricerca di una mia identità. L'arte moderna offriva all'artista la possibilità di trovare se stesso, di esprimersi profondamente. E quindi nella mia ricerca io mi sono trovato davanti a me stesso, dunque davanti all'autoritratto. Ho dovuto pensare che io esistevo in quanto mi vedevo. E quindi l'autoritratto è diventato veramente, diciamo, il fil rouge del mio percorso. Ma nell'autoritratto c'è lo specchio, e quindi lo specchio non era più per me soltanto uno strumento, ma era l'elemento vivo nel quale io mi dovevo ritrovare. E quindi pian piano ho trasformato la tela in una materia specchiante. I primi lavori sono stati dei fondi oro, ma l'oro non era abbastanza specchiante, ricordava le icone antiche, dove tu vedi la persona con un grande sfondo uniforme oro. È un'idea di trascendenza spirituale che però non mi accontentava. Io non potevo sostituirmi a un elemento religioso. Dovevo fare di me stesso un elemento umano che però arrivava a vivere qualche cosa che non avevo mai vissuto nella sua complessità come
è visibile nello specchio. Quello è stato il motivo per me di trasformazione della tela. La tela è diventata pian piano specchiante. E quindi in quel momento io mi sono riprodotto dipingendomi, ma guardandomi direttamente dentro allo specchio del quadro e non più uno specchio che sta al fianco del quadro. Quindi io ero davanti all'opera, dentro all'opera e sulla superficie dell'opera. Ero tridimensionale, io, la realtà, l'immagine senza fine del cambiamento continuo che sta nello specchio e l'immagine fissa di me stesso tra i due. È importante il passato ci deve essere per poter guardare al futuro, per avere una visione di futuro. Vede che nel mio lavoro c'è il passato, perché l'immagine che io fisso diventa immediatamente passato. Ma se io non avessi quell'immagine che ricorda tutto quello che è stato il vissuto del tempo che ha permesso di rappresentare attraverso le immagini, attraverso la scrittura, attraverso le parole, tutto quello che c'è stato, noi non sapremmo dove siamo, non sapremmo chi siamo e non avremo un'idea di cosa possiamo fare per il futuro. Ecco che il quadro specchiante ha tutto questo concetto di memoria insieme al divenire. La memoria sta anche nell'immagine che io fisso. Oggi siamo tutti col telefonino in mano cercando di lasciare la nostra memoria. Tutti quanti cercano di fare un'immagine, fanno un selfie. Il quadro specchiante è un selfie ante litteram. Tu sei dentro all'opera e l'opera riflette tutto quello che ti sta intorno. Gli anni 2000 si aprono con un'intuizione forte, il terzo paradiso. Ce lo racconta? Vede, il concetto di paradiso nasce da una parola persiana, antica, l'antico persiano, che vuole dire giardino protetto. Noi viviamo oggi in un paradiso artificiale che negli ultimi 100 anni è cresciuto a dismisura, diventando quasi un meteorite che si sta dirigendo per impattarsi con la natura. Stiamo diventando veramente un pericolo per la natura stessa. Anzi, abbiamo già i risultati di questo impatto. Per cui adesso bisogna creare un terzo stadio, che non è più solo quello della natura, non è più solo quello dell'artificio, ma è il contatto, la connessione, l'interazione, è la mediazione tra natura e artificio. E l'artificio si deve prendere cura della natura e quindi dobbiamo creare questo terzo paradiso, terzo giardino protetto. Quindi abbiamo un pianeta che è in parte naturale e in parte artificiale. Quello artificiale dovrebbe essere la protezione del pianeta, come nei giardini erano la protezione del prodotto, ma questa protezione che è l'atmosfera oggi, noi la stiamo distruggendo. Quindi quel muro che abbiamo fabbricato adesso è un muro che sta distruggendo la Terra. Nella pratica questo progetto artistico come si concretizza? Noi confliggiamo tra di noi senza renderci conto che esiste sempre una dualità, c'è un confronto duale, ma questo confronto deve essere portato a una creazione equilibrata, armonica, oppure è guerra. Ha detto lei la parola guerra e in questo momento in Europa, qua vicino, abbiamo una guerra in corso, una guerra complessa. Che sentimenti sta provando
La guerra che stiamo vivendo è una guerra politica, economica, culturale. Pensare a un terzo paradiso, a un terzo stadio dell'umanità, bisogna partire dalla cultura, cioè da un pensiero che poi guida le azioni, perché il conflitto porta dei benefici a una parte o all'altra. Il conflitto dovrebbe essere la massima espressione della propria capacità di dare il meglio, ma l'altro non dovrebbe essere il nemico, dovrebbe essere l'amico che collabora a portare avanti una condizione di società comune. Come nel football, per esempio, io faccio la mia azione portando la palla verso un mio obiettivo, do il meglio di me. L'altro non è il nemico, è l'amico che serve per fare il gioco, ma darà il meglio di sé. Quindi la partita deve essere una partita dove c'è sempre un vincitore piuttosto che un altro. Però oggi vinco io, domani vinci tu, ma quello che conta è che abbiamo dato il meglio per essere umanamente al massimo della nostra espressione. Ma la nostra espressione non deve portare all'uccisione dell'altro, perché se tu uccidi l'altro ti manca l'amico per fare la partita. In questo periodo così complesso, cosa può fare l'arte, cosa può fare la cultura? L'arte può fare quello che sto facendo io con Città dell'Arte, cioè non pensare solo all'espressione individuale, ma usare al massimo l'espressione individuale per eccitare la creazione come fenomeno collettivo. Dobbiamo essere maestri di creazione, non per avere solo allievi che faranno carriera artistica, ma per avere allievi che porteranno la creazione, eccetera, come responsabilità collettiva, come capacità collettiva. L'artista non è unico, l'artista può anche essere al massimo grado essere una star, però tutti quanti disegnano, così come tutti quanti giocano al calcio, tutti quanti vanno a sciare, tutti quanti, ci sono i campioni, sono i maestri, quelli che danno il massimo, ma perché tutti possano partecipare. Quindi ci devono essere gli esempi non più soltanto di individualità, ma di capacità di interagire, di mettere insieme, di insegnare fin da bambini, che tutti i bambini devono essere non solo capaci di imparare il già fatto, ma inventare insieme il futuro.